sera vai e corro con lo vento a grappere le porte della storia. Stasera voglio dare un buon momento. Allora, questo giorno è un giorno importante in memoria di Paolo e per la città di Palermo. Cosa significa? Ma io credo che ogni giorno sia importante per ricordare Paolo, non solo in questa città di Palermo ma dovunque. Poi ogni tanto ci si ferma, un po' si fa il punto della situazione, e questo è un giorno particolare in cui facciamo il punto di una situazione. Questo luogo che si riapre, questo luogo che rinasce, questo luogo che torna a essere a disposizione dei palermitani. Ed è una cosa molto bella, perché questo è un luogo che è stato sempre a disposizione dei palermitani, prima come farmacia, dove i miei nonni, i miei genitori, io stessa siamo stati farmacisti, e quindi rinasce anche da questo punto di vista. Mio fratello Salvatore ci ha messo l'anima, tutta la sua passione, ci metterà anche la sua professionalità, perché qui i ragazzi impareranno l'informatica, che io credo che lo strumento del domani. Noi le doniamo un quadro realizzato da Lilia Picone. Grazie, per ricordare l'immagine di Paolo. Io rappresenta una rinascita questa casa. Sicuramente sì, una rinascita che possa essere anche germe di rinascita per questo quartiere. Grazie davvero. Grazie mille a lei. Manna, è con silenzio, muto se ne sta, e lo potere che forza le potenti, e lo silenzio che ammazza le innocenti, da pole pugna, conto le ieta, resto con sogno, cerco la vita.